La parte più difficile dell'ultimo anno delle superiori? No, non è l'esame di maturità, ma l'orientamento post-diploma. C'è chi ha già le idee chiare e chi invece brancola nel buio. Ci siete ancora? Sappiamo che prendere una decisione così importante sul tuo futuro può lasciarti in preda a dubbi ed incertezze. Per questo abbiamo pensato di parlarti di tutti gli strumenti che hai a tua disposizione per fare una scelta consapevole ed informata. Quindi mettiti comodo e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti gli ultimi aggiornamenti sui nostri video. Per cominciare potresti partire facendo un test online. Il web è pienissimo di quiz che potranno aiutarti a fare chiarezza dentro di te. Se affiancato ad altre risorse, questo strumento potrà aiutarti a leggerti dentro con leggerezza. Colloquio attitudinale con psicologi. Durante questo incontro potrai esplorare i tuoi interessi, le tue passioni e i tuoi punti di forza. Uno psicologo esperto ti aiuterà a comprendere meglio te stesso e individuare i percorsi di studio e professionali che si adattano meglio alle tue caratteristiche. Parlare con i tuoi professori. Parlare con i tuoi professori può darti preziosi consigli ed informazioni. Ti conoscono da 5 anni, conoscono i tuoi punti di forza e di debolezza. Condividi le tue ambizioni e le tue domande. Saranno lieti di aiutarti a comprendere le tue opzioni di carriera, ma poi decidi con la tua testa. Parlare con studenti delle facoltà che ti interessano o dei professionisti del settore che preferisci. Fai loro tutte le domande che ti vengono in mente, anche quelle che ritieni più superficiali. Non è stalking, fidati. Nessuno meglio di loro potrà fornirti una testimonianza più diretta di quella che a breve potrebbe diventare la tua quotidianità. Visita i siti web delle facoltà e delle università che ti interessano. Consulta i piani di studio e il programma di singoli corsi. Questo ti fornirà un'idea tangibile della mole di studio dei corsi che più ti interessano e concretamente delle materie di studio che costituiranno le tue giornate. E tu hai deciso? E in base a cosa? Diccelo nei commenti.